Si chiama William Lai ed è il nuovo presidente di Taiwan. Nelle recenti elezioni, infatti, costui ha letteralmente spopolato, riuscendo a ottenere il più ampio numero di preferenze con meglio di voti. E lo stesso Lai, a margine della vittoria, William Lai avrebbe detto: è una vittoria per la democrazia. Bene. È il candidato del Partito Democratico Progressista, è riuscito a vincere e diciamo che inevitabilmente parlando questa vittoria avrà o dei strascichi negativi o positivi negli Stati Uniti d'America e quindi nel suo relativo rappresentante che è Joe Biden, l'attuale presidente americano. Intanto già altre persone sono adoperate nel parlare di William Lai Lai come vincente, quindi William Lai come, diciamo così, vincitore di Taiwan in queste elezioni politiche che di recente ci sono state. Pensate che è stato eletto con il 40,2% dei voti raggiunti, 40,2% di persone lo hanno letteralmente votato. Va bene, intanto la Cina dice che la riunificazione sarà inevitabile nonostante il voto che c'è stato e che ha portato alla vittoria di William Lai come presidente di Taiwan. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.